Noi abbiamo sempre grande considerazione di ciò che dice l'opposizione, però quest'anno ci aspettavamo e io mi aspettavo un atteggiamento diverso, molto più costruttivo da parte delle due opposizioni, Movimento 5 Stelle e Centrosinistra, in quanto stiamo vivendo un periodo molto particolare, stiamo fronteggiando una pandemia internazionale, mondiale, una crisi senza precedenti e ci aspettavamo in questo bilancio, in questa sessione di bilancio, sia per quanto riguarda il DEF, sia per quanto riguarda il bilancio stesso, un atteggiamento più costruttivo, un combattimento di idee, un combattimento sui contenuti e non vedere passare decine, centinaia, se non migliaia di emendamenti, molti dei quali sono vuoti di contenuti. Speriamo che durante il bilancio ci sia un atteggiamento migliore, più costruttivo, perché questo è un bilancio che, nonostante dettagli fondamentali, nonostante minori entrate per oltre 50 milioni di euro, è un bilancio che viene chiuso con largo anticipo, è un bilancio che vede il compimento di tutte le leggi previste all'interno del Cura Abruzzo 1, del Cura Abruzzo 2 e c'è un, per quanto riguarda il DEF, è un documento che ha una visione perché prende in esame tutte le tematiche più importanti che riguardano il sociale, che riguardano l'ambiente, che riguardano la mobilità. Quindi da parte nostra c'è la volontà di portare a compimento questo bilancio entro la fine dell'anno per programmare al meglio un 2021. In conclusione voglio mettere un accento sulla polemica montata d'arte dal centrosinistra e dei 5 Stelle sull'eccellenza di Gorometro. Io ritengo che nessuno, e quando dico nessuno, nessuna parte politica si deve mai permettere di mettere al centro del ring politico un'eccellenza come quella di Nico Romito o qualsiasi altra eccellenza abruzzese, qualsiasi settore appartenga, e perché noi riteniamo che le eccellenze devono essere sempre più valorizzate per lo sviluppo della nostra regione.